Siamo sul bambù, barca della fondazione Exodus, con un equipaggio particolare composto da Greenpeace, CNR e Università delle Marche. Qui vogliono capire come inquinamento e cambiamento climatico stanno impattando sull'Adriatico. Un mare fragile dove insistono tutti gli impatti negativi che sono riconducibili alle attività antropiche. E alcuni di questi, cambiamento climatico e l'inquinamento da plastica, sono due facce della stessa medaglia, entrambe riconducibili a quello sfruttamento e uso dei combustibili fossili come gas e petrolio che da un lato hanno determinato l'emergenza climatica in atto e dall'altro sono i materiali base da cui si ricava il 99% della plastica oggi in commercio. Questa è la quarta campagna che facciamo in collaborazione con Greenpeace e l'Università Politecnica delle Marche. L'anno scorso abbiamo navigato nel Tirreno, nella zona dell'arcipelago toscano e del canale di Corsica, avendo conferma che in quell'area c'è una zona di accumulo di microplastiche, quella che è stata definita dai colleghi una zuppa di plastica. Infatti lì abbiamo trovato nel canale di Corsica concentrazioni circa di 4 particelle di microplastica per metro cubo d'acqua, che rapportato alla superficie diventa un numero enorme, perché significa quasi 2 milioni di particelle per chilometro quadrato. L'anno scorso abbiamo lavorato in superficie e a 10 metri di profondità, ottenendo dei risultati molto sorprendenti. Alla foce dell'Arno in superficie avevamo 0,6 particelle per metro cubo, a 10 metri 340. Quindi stiamo forse sottostimando il problema delle microplastiche. Quest'anno in Adriatico vogliamo proprio rispondere a questa domanda, andando a capire la differenza tra superficie e colonna d'acqua. La colonna d'acqua ci interessa molto capire qual è la contaminazione in questo contesto ambientale, perché lì la microplastica ha maggiore probabilità di entrare in contatto con gli organismi marini e di conseguenza entrare nella catena trofica, cioè nella catena alimentare, e quindi potenzialmente arrivare fino agli alti livelli della catena e quindi poi all'uomo. Che stai facendo? Sto montando i nuovi sistemi di filtraggio che andremo a utilizzare per filtrare acqua sia in profondità, circa 10 metri, sia in superficie. E andremo a vedere su questi tre filtri in colonna che usiamo, che sono da 300 micron, 100 e 20, cosa andiamo a trovare. Questo è il campione di acqua che abbiamo raccolto con la rete Manta in superficie. All'interno di questo campione, come si vede, ci sono dei frammenti di plastica. Sicuramente questo non abbiamo bisogno di analizzarla al micro FTR, ma questa è sicuramente plastica. Purtroppo un campione del genere è abbastanza comune ormai nei nostri mari, trovarne di puliti è molto raro, se non impossibile. E qui ricercatori e ambientalisti diventano equipaggio. Questa barca, la barca della Fondazione, lavora sempre con equipaggi speciali, da ragazzi disabili a ragazzi con problemi di dipendenze. Per noi l'equipaggio migliore è quello che parte da zero e riesce ad affiatarsi e a fare gruppo. E è così lo stesso anche un po' con gli scienziati, che dal chiuso del loro laboratorio vengono in mare a fare le loro cose, non sanno cos'è una drizza, cos'è una scotta, e tutti insieme si impara, si parte da zero e si diventa un equipaggio unico alla fine. Ma il bello della barca è proprio quello di stare tutti sulla stessa barca.